Western. Sì, tutti questi bei film. E io ero esaltato in quei. Non ne perdevo uno. Il cinema, perché non c'era il corpo. E poi li riproponevo con i miei amici. Facevo Bess Wheeler e Tarzan. Facevo anche Tarzan. Johnny Weissmuller. Si chiamava il primo Tarzan, grande Tarzan. Johnny Weissmuller. Poi, vabbè, la passione. A me piacevano molto i fumetti, si dice. Sì. Non i fumetti, come li Cartoni chiamano? animati, no? Dove c'erano tutte queste storie dei banditi, dei fumetti. Tex Willer, sì, quelli lì, I giornaletti. giornaletti dei ragazzi, no? A me piaceva l'avventura, roba lì. Ma poi li sapevo raccontare. E lì la mia Ma si vede che sei bravo. vocazione Si vede che natalizia sei bravo. è nata lì, perché mi dicevano che io ero cresciuto, nato e cresciuto in una casa di ringhiera, di casa di ringhiera, mia mamma casalinga, mio papà tornitore, ma intelligentissimo, capo tornitore. E io mettevo lo scialle sulle spalle e dalla ringhiera predicavo. Infatti me lo ricordano i vecchi, te se ricordo. Andavo e l'ho predicato, dove fa il predicatore? E così è stato. Perché a stesso tempo a Rho c'erano i missionari famosi in tutta la diocesi che andavano a fare le missioni. Io ero Chierichetto, Chierichetto, me lo ricorderò sempre. A un certo punto uno mi fa, ero in quinta elementare, vuoi andare a prete? E io senza, sì, ma così, senza sapere cosa voleva dirmi. E lì sono partito in seminario, vuol dire il collegio, era un collegio acolico. Ecco, noi avevamo questo collegio che faceva medie e ginnasio. E io lì ho fatto medie ginnasio, poi mi sono laureato in lingue, eccetera. Che a me piacevano le lingue, guarda. Sì, è vero. Ero innamorato del francese. Mi intrigava l'inglese, lo spagnolo. Ho fatto la cattolica. Ma va, strano. E sai chi c'era là No. insieme a me? Capanno? Capanno c'era. Solo che lui era un rivoluzionario. Io ero uno che era aperto e dopo è diventato anche lui, non un capanno, ma un capannino, capannotto. Ma di grandi passioni, grandi. Il 68, il concilio degli anni 64-65 e il 68 mi hanno segnato. Ti hanno segnato dentro? Sì. Sì. Oh, è lì che ho incontrato tutti questi amici. È stata proprio una scelta dopo.